Dopo i tanti casi, non solo in provincia di Arezzo, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha preso decisioni più importanti rispetto alle scorse ore. Partiranno infatti gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori delle RSA e delle RSD, le residenze che ospitano disabili e strutture sociosanitarie. Uno screening di massa nelle residenze sanitarie a cominciare proprio dalle realtà maggiormente interessate. La nuova ordinanza quindi regolerà l'uso degli esami a tappeto. Sono anche partiti 5.000 test sierologici nelle aree più colpite della ASL Toscana Centro e 1.600 in quella della Nord-Ovest. Il presidente Rossi ha incontrato anche i privati, ai quali chiederà di convenzionarsi con la Regione per fare assieme screening e diagnostici a tappeto. Noi abbiamo iniziato a fare test sierologici sui dipendenti del servizio sanitario, sui medici di famiglia. Abbiamo iniziato l'altra settimana a distribuire 25.000 kit seriologici, sono in corso, si stanno facendo, è in corso uno studio a Careggi per studiare come impostare il proseguimento dello screening. È nostra intenzione che appena arrivano una dote sufficiente per poter iniziare l'allargamento dello screening alla popolazione, lo iniziamo. La mia intenzione è anche darlo ai medici di famiglia insieme alle dotazioni di protezione che abbiamo stabilito in maniera assai puntuale. Quindi appena ci arriva la fornitura saremo in grado di procedere. Siamo stati i primi ad averlo annunciato, ad averlo detto. Adesso vedo che più di uno insomma ragiona sul modello della Toscana. Poi, come lei dice, non è risolutivo, perché comunque l'aspetto diagnostico riguarda sempre il tampone. Quindi noi faremo lo screening, verificheremo quante persone sono entrate a contatto con il virus, vedremo se hanno sviluppato, mi dicono i medici, anticorpi, se sì, a quale fase siamo. Questo ci consentirà di capire anche quanto questa infezione ha avuto sviluppo, ha avuto espansione dentro la società. E quindi lo facciamo. Appena ci sono arrivati questi strumenti che abbiamo ordinato, in numero francamente più che sufficiente per farlo a tutti, ma secondo un criterio, insomma, non è come andare a prendere, non si può dire mi faccio il test sierologico, ci vuole un programma, ci vuole chi lo prescrive perché si è di fronte ad una determinata situazione, ci vuole un programma come per gli screening, gli altri screening che ben conoscete, altrimenti si fanno un po' le cose così, diciamo senza criterio, e si rischia di fare solo consumo sanitario con poco risultato. Noi però siamo fermamente convinti che sia uno strumento, altri stanno arrivando a questo, usato, come ha detto lei, uno strumento importante per una mappatura. Ha usato la parola giusta. Ospiti e dipendenti delle strutture contagiati verranno separati dai negativi e posti in isolamento, se possibile all'interno della stessa struttura, altrimenti in altra residenza sanitaria idonea alla quarantena.